Raga, questo video è leggendario, condividetelo adesso a tutti quanti i vostri amici. Nel viaggio che ho fatto a Barcellona un po' di giorni fa, ho trovato in un negozio questa, la barretta di cioccolata di Fortnite. Appena l'ho vista sono rimasto così. E ho detto no, 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 datemela in questo esatto momento che io devo farci un video, perché magari qui dentro si nascondono dei poteri speciali. Magari chi lo sa, mangiandola finalmente vincerò un'altra partita a Fortnite, visto che non ne vinco mai. Questo è il retro della nostra tavoletta di cioccolato, è davvero troppo ma troppo bella. Mi dispiace quasi aprirla perché ne ho soltanto una, ma ho bisogno di scoprire i suoi poteri speciali. Dietro c'è scritto niente, puro cacao con soia, non artificiale. Io ragazzi, direi di aprirla in questo momento. Mi raccomando, ricordate di lasciare un bel mi piace e dopo averla aperta andrò a fare delle partite su Fortnite per vedere se mi riservano qualcosa di figo. Attenzione, ma no, non ci credo. No, fermi tutti. Guardate, che cos'è? È una mappa. Dentro c'è, oltre alla faccia bellissima gigante dell'orsetto, cosa c'è qui dentro? Oh, ehi, ma che cos'è tutta sta roba, raga? No, è un poster. Guarda, che bello, non ci posso credere. Ah, che figo. Abbiamo un bellissimo poster con dietro questa di cioccolato, ovviamente, quello che vi ho fatto vedere prima. E poi abbiamo la mappa di Fortnite. Peccato che ci abbiano messo sta scritta in mezzo, se no avrei potuto sfruttarla anche per fare dei video belli. Aspettate, è un pochino vecchia questa mappa o sbaglio? Guardate un pochino qui. C'è Bosco Bladerante ancora. Spero non sia scaduta questa tavoletta di cioccolata. Cavolo, non me l'aspettavo una sorpresa del genere. Abbiamo un poster di Fortnite e anche la mappa con il nostro orsetto rosa. Chissà perché hanno scelto l'orsetto rosa. Io direi di mettere da parte tutte queste cose davvero davvero carine. Ed è arrivato il suo momento. La vado ad aprire in diretta insieme a voi e sembra cioccolato fondente. Non è il mio preferito, ma sono sicuro che ci sarà un motivo. Eccola qui, tavoletta di cioccolato. Ma non so perché, ma questo è il mio video preferito. Forse perché bisogna mangiare la cioccolata. Si può utilizzare al massimo un cubetto di cioccolato a partita, quindi attenzione a non sprecarlo. Si può utilizzare al massimo un cubetto di cioccolato a partita, quindi dobbiamo fare molta attenzione a non sprecarlo. Spero davvero di trovare altri oggetti del genere in giro per il mondo perché sono davvero troppo 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 belli. Fatemi sapere se anche voi in giro l'avete trovata questa barretta di cioccolato, è molto molto bella, non pensavo ci lasciassero anche dei poster. Però adesso non possiamo fare scherzi, non possiamo assolutamente sbagliare. Purtroppo non ho l'orsetto rosa, quindi metterò una skin a caso, ad esempio lui, e sono pronto ad andare in partita e sperare che questo cubetto di cioccolata ci faccia fare una bella partita, non pretendo molto. Non l'ho già assaggiata, No, no. Primo cubetto di cioccolata nostro. Vediamo cosa succede. Forse devo aspettare che parta il pullman, però. Ci siamo. È il momento. Vado a mangiarla. Cioccolata fondente. Però aspettate. Sa un po' di Fortnite in realtà, eh. Sa di piccone. Scaracca. Pinnacoli pendenti. Sì, questo è pinnacoli pendenti. Io mi dispiace, ma non ci vado a pinnacoli pendenti. Anche se ho sentito quel sapore, ma voglio buttarmi a corso commercio. Sento già l'energia. Sento già la potenza di questa barretta di cioccolato. Cosa sta succedendo? Sto diventando un pro. Ok, prima cassa. Vediamo che ci dà. Slurp. Va bene, al momento nessuno scaracca, però vediamo, io confido in lui. Si è spenta la PlayStation. Si è spenta la PlayStation dopo aver mangiato un pezzo di cioccolata. Oddio, ma non è che è maledetta sta cioccolata? No, non ci voglio credere. Ragazzi, non voglio sapere che cosa è successo, sinceramente. La Play ci ha messo mezz'ora a riaccendersi, ma siamo qui. Io rimetto pronto e sinceramente sono rimasto un po' spiazzato. Pensavo di fare la partita del secolo con la tavoletta di cioccolato di Fortnite, ma si è spenta la Play. Ok, raga, ci riprovo. Un altro pezzo, stavolta anche un pochino più grande. Non... Ho paura che non funzioni molto questa cosa. Di essere buona è buona, confermo. Speriamoci anche forte stavolta.
Questa volta proviamo ad andare con la nostra bandiera del pirata al vulcano. In genere c'è sempre qualche nemico. Ho tutta la bocca di cioccolato fondente. Io in realtà cioccolato fondente non lo mangio mai, però vabbè, per stavolta facciamo un'eccezione. Anche perché non avevo scelta, la tavoletta era solo quella. E infatti qualche nemico mi sa che c'è. Io c'ho subito il fucile a pompa però. Beh, questa minigun da dove è uscita? Io me la prendo, Bisogna fidarsi del loot che ci regala questa tavoletta. Eccolo lì il nemico. Ottimo. No, ma perché voli? Dai! Va bene, io me ne vado un attimo a questa cassa. Voglio lootare prima per bene tutto. Oh, oh, qualcuno mi ha sparato. Qualcuno mi ha sparato scudo da 50. Me lo bevo subito prima che arrivi il nemico. Oh, cavolo. Mamma mia. È lì. Ma che spara? Se la vuole giocare dall'esterno, Va bene. Il problema è capire dove è andato adesso, però. Dai, è scappato. No, non è scappato. Aspetta. Oh, cavolo. This is a problem. This is a problem. Wait. Aia. Oh, yes. Fuori uno. Attenzione perché mi sembrava di averne sentito un altro, Gli spari non erano rivolti a noi per fortuna. E questo fucile a pompa viola, wow, va tutto meglio di noi. Eccoli i nemici. Cavolo, avessi un cecchino adesso sarebbe perfetto. Il nemico è lì. Ma sta aspettando un altro nemico, è per quello che io non sto pushando. Raga, io... scherzavo. Sono morto. Bevi uno shieldino, ti prego. No, troppo tardi. Oh, mamma mia! Oh, mamma mia, che cosa è successo? Un altro nemico! No! No! Ah, io ho un medikit! Ti prego, fammi curare, ti prego! Ti prego! Mamma mia, tavoletta di cioccolato, se mi fai fare sti trick! Attenzione, Lui non sa che siamo qua dietro. E questa è un'arma a nostro vantaggio. Mamma mia, che uccisione, ragazzi! Se non lo prendevo in testa, ero morto! Uno di vita! Qui ho una trappola, ce la metto. Paura che adesso si affaccia e mi prenda, Eccolo. Headshot. No, ha usato la fenditura, ragazzi. No, ha usato la fenditura. Aspetta, non scappa però. Non scappa, è coraggioso. Va bene, di chi è questo loot? Da adesso è mio, ok? Oh, lui deve andare in safe prima o poi, ma adesso ci devo andare anch'io in safe, raga. Oh, via. Sentite, chi se ne frega del nemico? Fatemi salvare, per favore, va. Stai a vedere che adesso prendo anche danno. No, non ci credo. Corri. Ma che cosa è successo in sto inizio partita? Eccolo il nemico, raga. Tavoletta di cioccolato, io non so se ti devo rimangiare un'altra volta per l'endgame, ma secondo me poi se esagero mi fa l'effetto contrario. Quindi meglio di no. Cosa mi tocca fare perché non ho materiale, Che cosa mi tocca fare? Oh, avevo bisogno di materiale. Penso che questo sia il paradiso. Guardate quanta legna. La cosa divertente è che ho due jump e non me ne ero neanche accorto, Nemico. Nemico in casa, ragazzi. Eccolo. Che paura mi ha fatto. Mi ha fatto una paura assurda, ma per fortuna avevamo 200 di vita. Ok, tre uccisioni. Massima concentrazione adesso. Mi sembra di sentire un altro nemico. Ehi. Questo è un problema? No, che liscio ho fatto. 46 di vita, raga, se non facevo quelli ci uccidevo anche lui. Cavolo, che sfortuna. Avevo anche lo scaracca d'oro e il fucile a pompa d'oro. Certo, pure questo, però avrà mangiato 10 tavolette di Fortnite. Ultimo cubetto di oggi. Anche se in realtà non è un cubetto, però vabbè. E lo sapete questo cubetto dove ci porterà, vero? Pinnacoli pendenti. Voglio vedere se ci porta ancora più fortuna di adesso. Mangiato. È il momento. Vediamo un po' come me la giocherà Pinnacoli pendenti. Diciamo che Mattiz e Pinnacoli non sono proprio la cosa migliore. Anche se la mia vittoria reale migliore in questa season l'ho fatta partendo da Pinnacoli, Però vedremo, magari. Magari. Subito di sotto c'è un nemico. Eccolo. Nostro, mamma mia, 28 di vita. Slurp subito. E anche questo. Ok. Non sono partito male. Nemico qui dentro. Oh, che paura. Mamma mia, che paura. Bevi.
Sta bevendo anche lui. Mamma mia. Ok. Vai via, se hai il coraggio, va. Ah no, sta facendo il giro da sopra. Me lo son perso, ragazzi. Non so più dove è andato. Lancio una granata qui, ma non credo. Vediamo. No, non c'è più, raga. È andato di sopra, mi sa. Eccolo. Nostro, nostro, nostro. Tutto con la mitraglietta, ragazzi. Non mi sembra di sentire altri nemici a pinnacoli, ma non ne sono sicuro. Aspettate però, perché ho visto un medikit e quello lo voglio adesso. Davvero adesso. Magari qualche nemico arriverà intanto, io mi faccio il medikit. Mai vista questa cassa in vita mia, mamma mia, meno male che l'ho sentita. Sta praticamente sotto al ponte, wow. E guardate anche questo nascondiglio, mica male, eh. Nemico, nemico, nemico. No, sono caduto, non ci credo. Possibile che siano spariti tutti i nemici? Non trovo più nessuno. La tavoletta di cioccolato magari puzza anche e poi ha fatto sparire tutti, boh. Facciamo così, massima velocità. Olè. Guardate qui che precisione. L'albero. Lo sapevo io. Questo è il paradiso del legno, raga. Se non trovo nemici mi accontento di questo a sto punto. Ok, vedo forse dei nemici, eh. Credo proprio di sì. Peperoncino. Via, via, veloci, 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 veloci. Ah, troppo bello. Eccolo. Vai, 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 insegui, 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 insegui. Si è fermato? No, si era fermato, raga. Inseguiamolo. Inseguiamolo. Aspettiamolo che esce. Come ha fatto a vedermi? Non ci credo. Raga, io non ho fucile a pompa, eh. Ve lo ricordo. Ucciso! L'ho buttato di sotto! E andiamo! Ok, è arrivato il momento di salutare la mitraglietta ora, eh. Io andrei a 100, full proprio tutto, pure di scudo. E mi porterei però gli shieldini in endgame. Che ci faccio del Chug Jug? No! Chi è che mi ha hittato? Non pensavo ci fosse altra gente. No, mi hanno dimenticato la vita, raga. Se non ho la fornace, detto anche falò, sono morto. Mamma mia. Via. La tempesta. Ho 50 di vita. Aiuto. Oddio, 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 via, 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 via. Ah. Aiuto. Hittato. No. Dai, ma un'altra volta a 3 uccisioni. L'ho preso bene stavolta. Quanta vita io l'ho... 22 di vita, ragazzi. Se quello non mi avesse preso col cecchino prima... sarei riuscito a ucciderlo perché avrei avuto 200 di vita per fightare. Questa barretta ti lascia sempre con l'amaro in bocca. E sì, sia perché è fondente, ma anche perché ti fa iniziare le partite alla grande con delle kill bellissime e poi te le fa concludere male, semplicemente. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, ricordatevi di lasciare un bel mi piace. Fatemi sapere se volete altre challenge con la tavoletta di cioccolato di Fortnite. E magari scrivetemi nei commenti qualche sfida da fare. In questo momento trovate dei video che sicuramente non avete visto, quindi cliccate su quello che preferite di più. E noi ci vediamo in quel video. In descrizione trovate il link del canale Ninna e Matti e delle magliette ufficiali di Mattiz. Ciao ragazzi.